Buongiorno, signor Marchese. Buongiorno. Si è svegliato! Signor Marchese, le vuole assaggiare certe primizie che hanno portato? Sì, ma non le susine, mi hanno smosso lo stomaco l'altra settimana. Stavo a letto con la contessina Smeralda. È una vergogna. Che c'è di buono oggi? Un po' di tutto. Mele, pesche, pere spadone, nesto. Mamma, dove sta? È uscita a moda la messa, signor Marchese. Buongiorno, signor Marchese. Salve, che so, giallone ste pesche. Spaccarelle, signor Marchese. Buone? Buongiorno, signor Marchese. È versato, signor Marchese. Così, figlio di sta spaccarella. Grazie. Buona è diventata Rosina. Eccoli. Tenete, gente. Pigliate le ste primizie. Tenete. Buoni, buoni. Ce n'è per tutti. Tenete. Eccolo. Vendete. Ammazzali quanti sono staccattoni. Buona ha imparato bene tutte le mattine, ma chi li fa passare? Ma che buono? Come che buono? Buono a chiappare, sor Marchese. Sì, eh? E se lei continua a buttare frutta, roba, e quelli quando se ne vanno? Dici, Licio. Però, Licio, c'è frutta e frutta. Che? Questa non è frutta. E come no? Va bene. Yeah, pigliate, gente! Pigliate le ste vigne! Le vigne a testa, le vigne fuori! Andate, venite qua! Hai visto, Licio? Che se ne sono andati? Ecco come sono sti straccioni. Prima vogliono la frutta e poi protestano. Certo che una pignata in testa fa male. Però fa ridere, oh. Buongiorno, Camilla. Senti, stamattina? Di che sa? Di niente. Ma come? Non è possibile. Camilla, perché me lo domandi? Ti dico niente. Licio, senti un po' il fiato di mia sorella. Di che sa? Di niente. Buongiorno, signor. Pompeo, dove vai? Uè, Pompeo. Avete visto Don Sabino? Sarà in cappella, perché? Mi devo confessare. Ma se ti sei già confessato stamattina appena sveglio. È roba nuova. Ah, più tardi o no? Va su, Camino, non è niente. Sveglia, Licio, ma che te sento un tipo? No, signor Marchese, è che oggi sua sorella c'è un sorcio morto in bocca. Possibile che lei non sente niente? Me lo niente. Sento, sì, ma non gli voglio dare soddisfazione. Ben alzato, Nofio. Come va, Rambaldo? Scusa, Nofio, posso chiederti un grande piacere? Hai visto mamma? Deve essere in terrazzo, solo tu mi puoi aiutare. Di pure, che c'è? Il generale comandante della guarnigione francese ha ordinato a tutti i funzionari pontifici non romani di rientrare nelle loro località d'origine. Ah. Dovrai tornare con tutta la famiglia macerata. Con tutta la famiglia? Pensa. Pure mia sorella? Pensa. La moglie deve seguire il marito. Per forza. Con quei suoi disturbi di stomaco, povera donna. A chi lo dici? Stamattina Rambaccio aveva una chiavica in bocca. Beh, qualche volta l'ha lito un po' pesante. Una chiavica, ti sto di Riccio, che c'aveva in bocca? Un sorcio morto, signor Conte. Vabbè, i sorci indostanno. Ma che te sei? Ecco, tu che frequenti questi occupanti francesi, beh, non potresti attraverso le tue conoscenze evitarci il trasferimento? E certo, e sistemo io. Davvero? Come no? Posso contarci? Contaci, siete la mia famiglia carissima. Stai tranquillo, Rambà, ti sistemo a tutti io. Grazie, Onofrio. E di che, figura. Quante volte devo ripeterti che gli atti impuri sono dannosi al corpo e alla mente? Ma sei pentito? Perché l'importante è essere pentiti, eh? Lì per lì mi pento, ma poi... Ma figlio mio, non è possibile che tu venga ogni mezz'ora a confessarti dello stesso peccato. Don Sabino, fategli un forfè, una soluzione ogni tre manovelle. Mi pare proprio una buona idea. Grazie, grazie, eccellenza. E chi fa da sé fa per tre. Avvicinati, inginocchiati. Ecco, adesso voglio una pace, tirati sul santante. Questa vale per tre, eh?
Olà, il nostro Aron Piperno. Eccellenza. Come andiamo col lavoro? Questo è l'ultimo pannello e poi ho finito. Bene, fa un po' vedere. Ecco. Bello, bravo. Grazie. Mi piace. Ma lo sai che lavori proprio bene? Piperno, guarda che ritocco. Non si vede niente. Complimenti, bravo Piperno. Grazie, eccellenza. È un onore servirla, eccellenza. Se lei è contento, questo è il miglior compenso per il mio lavoro. Grazie, Piperno, ma il lavoro è lavoro. Buongiorno, mamma. Hai sentito cosa che hanno fatto sti sporcaccioni di francesi? Dice che vogliono far arrivare delle compagnie di teatro dove le parti di donna le recitano addirittura delle donne vere. Sì. Al posto dei castrati? Sì, sono tutti una razza di miscredenti e senza Dio. A proposito, Nofri, di un po', com'è che non ti si vede mai alla messa della mattina? E come faccio a venirci, mamma? Voi alla messa ci andate quando io dormo? Ma che cosa pretendi? Che il Padre Eterno aspetti i tuoi porci comodi? Che te ne vai sempre tutta la notte in giro coi peggiori birbaccioni? Ma, mamma, perché se non dormissi ci avrei qualche cosa da fare? Come la nostra genoflessa qua, sempre col lago e il centrino tutto il giorno. Ma che sta a fare? Il corredo. Sì, sempre il corredo ti fai. Ma allora c'è qualcuno in vista, eh? No. Beh, ma non ti sposerai mai se stai sempre a cucì. Tu il corredo te lo devi mettere addosso. Mettilo in mostra, sei cugina mia, che c'hai qua sotto? Ecco, mettete queste. Con queste sì che ti sposi. Bellissime ste mutande. Guarda, ma... Dammele. Dammele. So piene di fiocchi, tutte trasparenti. È brava genoflessa. È brava genoflessa. Sicché te metti queste mutande da disonorata che fanno vedere perfino i polpacci. Via, adesso, vai in camera tua, via. Questa sporcacciona, e pensare che a vederla... Già, a vederla non si direbbe, invece sotto sotto mi sa che è piena di roba, altro che... Sor Marchese, c'è giù un ufficiale francese con la carrozza. Ah. Dice di essere il capitano... Sì, è il capitano Blanchard. Sì. Fallo aspettare, me ne ero pure scordato. Un ufficiale francese in casa nostra? Buona, mamma, stai buono, è un bravo ragazzo. Mi ha chiesto di assistere a una cerimonia del Santo Padre. Io sono di servizio, poi me lo porto con me in campagna. Ma tu te devi essere impazzito. Ma che adesso te la fai pure con i francesi, li possino? I nemici di Dio, sì. Quelli che hanno tagliato la testa al re. Al re, sì, ma 20 anni fa. E poi hai visto mai che vedendo il Papa è colto dalla grazia e riacquista la fede? Vado a cambiarmi, mamma. Ho fatto tardi, se faccio d'addio al Papa io tocca andare a piedi. Arrivederci, mamma. Ce li fanno, Ricciotto, Riccio, adesso questi che vanno? Che vanno? Sono quelli di prima, sono quelli che hanno preso le pigne in testa. Qualcuno è rimasto sconciato e vanno a essere risarciti. I vossi ammazzati non si meritano niente. Tutte le volte che ho buttato quadrini è roba buona. Per una volta che uno fa uno scherzo, vanno i soldi? Vabbè, quelli avranno, va pian po' di Paoli, va. Andiamo, svelti, che ho fatto tardi. Tu, vai a accendere il fuoco. Il fuoco, sor Marchese, sì. Di questa stagione. Ma che ti picci tu? T'ho detto accendi il fuoco, accendi il fuoco. Va bene, subito. Onofrio? Onofrio, questa volta ci siamo! Ho trovato le testimonianze certe di altri due miracoli. Con questi fanno 10. Adesso posso davvero introdurre il processo di beatificazione. Della nostra quartina. Senti, zio, tu te sei fissato con sta quartina. Vabbè che è nostra antenata, ma perché la dovrebbero far santa sta quartina? Almeno beata, con i miracoli che ha fatto. Mm. Tutto quello che lei prediceva, tempo 12 ore si avverava. Ma che si avverava? Leggi qua, ti ho passato la notte. E vabbè, che... Guarda. Che? Ecco i soldi, sor Marchese. Sì, portami un bel vassoio. E insomma, che ha fatto sta quartina? Una volta, il 12 maggio del 73, una rosa la punse mentre lei la coglieva per offrirla sull'altare. Disse, tu non hai voluto offrirti alla Santa Vergine e prima di notte... morirai. Beh? Il giorno dopo quella rosa era secca. Asseccata la rosa? E rose si seccano, zio. E il gatto? Che? La graffiò. E lei disse, che tu sia maledetto, che tu possa morire prima che si corchi il sole. E quello al tramonto, mentre si mangiava una lisca di pesce, rimase stecchito. Ma non sarà che sta beata quartina portava iella? Riccio, dammi il vassoio, va. Ecco.
Tieni ciò, questa è pronta. Brava gente, mi dispiace, io non sapevo di farvi del male. Ho portato i paoli, li risarcisco tutti. Tenete, pigliate, godete. Quanto vanno soffretti, vedrai come ci ridono. Forza Mopari. Namah al Papa. C'è il Marchese del Grillo qui sotto? Scusate, Santità, non ho visto lo scalino. Ma che non lo sai che il mondo è fatto a scale? Chi le scende e chi le sale, Santità. Sta attento che te faccio scendere quelle di Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo, sì, sì. Guarda, Blanchard, guarda che spettacolo. Alle tue spalle, il centro della cristianità. Guarda il popolone, Blanchard. Che ne dici, Blanchard? Devi ammettere che ti ha fatto impressione, Che cosa? E che cosa? Il Papa. Non è uno spettacolo unico al mondo? A me la cosa che mi ha impressionato di più, mon ami, Che? È vedere degli uomini che portano sulle spalle un altro uomo, come dei somari. Ma quali somari? Intanto il Papa non è un uomo, ma i rappresentanti di Dio in terra. Ti piacerebbe di portarlo pure a te, va? Quello di Dio? È un peso che mi sono tolto da un pezzo. Sì, e beh, vabbè, queste sono cose che si dicono. Ma se Napoleone ti chiedesse di portarla a Cavaceccio, tu che fai? Non ce lo porti? Voilà la differenza, mon ami. L'imperatore non chiederà mai, né a me, né a nessuno, una cosa simile. E voilà la differenza. Se tu parli male di me e del Papa, io ci rido. Se io parlo male di te e del tuo Napoleone, tu ti incazzi. Moi. Tu ha e tu le francese come tu ha. Merda. No, senza scherzi, ma tu lo conosci bene, sto Napoleone? Abbastanza. Non ti guarda mai negli occhi. Ma è vero che è piccolo così? Scherza, scherza tu. Napoleone, se ti guarda, ti fa paura. Se ti dice una parola, ti infuoca. Poi parti per la carica, come se andassi a fare l'amore. Sì, l'amore, l'ammazzano. Hai fatto molte cariche tu? Più di 20. Ah, davvero, bene. Ah, le trombe che suonano la carica, le sciabole che splendono al sole, cavalli che partono al galoppo sfrenato. Alla charge! Alla charge! Alla charge! Acqua! Dammi a me la frusta! Alla charge! Acqua! Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est entre nous de la tyrannie. Certo che con inno come questo puoi pure andare a morire. Che te frega? Noi che ci avemo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, ando ci andiamo. La Madonna è il divino amore. Però, per avere un inno così, prima bisogna tagliare la testa a tutti i marchesi del Grillo come sì. E allora mi tengo noi vogliamo Dio. Meglio. Ma che fai, sta buono? Ma che sei matto? A te preoccupare, via con me. A terra! Fuori le borse! Tu. Scendi, scendi giù. Dentro! Dove? Dentro la chiesa? Dentro. Dammi. Sì, sì. Blanchard, Blanchard, non di niente tu, Sta zitto, lascia fare a me. Signor Marchese, sei te? Ma chi è? Don Bastiano? Sì, signor Marchese, sono io. Vieni avanti, vieni avanti. Ti sei messo paura, E paura, spari. Molto la fai con un francese? No, Bastiano, per me lui è un uomo, non francese. Io sono amico dell'uomo, non del francese. Ah, ho capito, come io con Napoleone,
Non faccio una cita. A quello bisognerebbe ammazzarlo 100 volte, però, ma no, tiene 2 coglioni così come uomo, eh? E poi si è fatto da solo, come me, che prima era un povero prete e mo sono un capobanda. Rosciano, sai che era parroco, Don Bastiano? Ehi, Franzus, lo vedi quest'albero dietro le mie spalle? Eh? Te sei stato fortunato che ti ho trovato che stavi in compagnia del signor Marchese, perché se no, io a te, se ti pigliavo da solo, ti sistemavo, ti schiaffavo 4 chiodi e ti mettevo in croce qua sopra, così ti imparavi a rispettare Dio, la Madonna e i Santi. E fatevi il nome del padre, porca puttana! Fatto il nome del padre. Merda. Sì, sì, fate sentire. Bastiano, racconti la storia tua, che i francesi per la giustizia... Vabbè, insomma... Io ci tenevo 2 sorelle. Sì, una bella e una brutta. Oh, racconti te o racconto io? No, racconta tu, Bastiano. Allora, io tenevo 2 sorelle, una bella, bella, ma no. E una, insomma, brutta, ma brutta. Però tenevo il fidanzato e si doveva sposare, sì. Succede che quella bella si fa ingravidare da un barone e getta il disonore su tutta la famiglia. Sì, così il fidanzato di quella brutta non se la voleva più sposare. E io che cosa dovevo fare? Ero prete, ma non ci stavo che io. Io, per lavare l'onda, ero l'unico maschio in famiglia. Allora ho passato una notte di dubbi, d'inferno. Ma no, una cosa... E poi l'ho lavata. Ha ammazzato il cugino del barone. Il cugino? Sì, è un parente, no? Per forza. Quello, il barone, il colpevole, se n'era andato. Se n'era andato a Napoli. Vabbè, lo stesso sangue, va bene uguale. Insomma, ho fatto tutto a fin di bene. A gloria del Signore. Oh! Oh! Allora, segnalo! Rosciano, fate il segno della croce. Diglielo al Papa che mi dia sta soluzione, no? Bastiano, mi dispiace, ma il Papa non può. Perché? Ma perché è stato proprio lui a dire che un prete non deve ammazzare, deve perdonare. Ah, il prete deve perdonare e il Papa no. Allora, sai che ti dico, Marchese mio? Che mi perdono da solo. Sì, mi do io stesso la soluzione. È chiaro o no? Prete sono e prete rimango, sacerdo sin eterno. Ma come? Io dico messe, comunico, e ovvero o no? Sì. Battezzo, consacro, confesso. Sposo. Ti vuoi sposare, Marchese mio? Ti sposa Don Bastiano tuo? No, grazie, adesso no, Bastiano. Ma se mi sposo, contaci. Adesso invece, se tu permetti, ce ne dobbiamo andare. Andiamo al casale mio. Ah, come no? Vai pure, ma stai attento, eh? Ci sono certe bande qua nella zona che non vanno tanto per il sottile, chiaro? Comunque, non ti preoccupare, ti protegge Don Bastiano tuo, eh? Possiamo, Bastiano? Sì, vai pure, ti benedico. Ehi, Franzose, prendi i tuoi soldi, tiè. Tienteli. Come sarebbe a dire? Non li vuoi? Sì, certo che li vuoi. Figlia, borsa, andiamo. Sì, sì, li vuoi. Bravo, Franzose, così va bene. Oh, signor Marchese, ci avete da fare merenda? Ma no, che merenda? Andiamo a casa mia. Non ti preoccupare. Dagli una forma di pecorino. E un fiasco di vino pure. È quello che ci dico messa. No, non ti disturbare, no, Bastiano. No, signor Marchese, ci tengo. Grazie per l'ospitalità. Siete stati molto gentili. Arrivederci a tutti. Ciao, addio, Bastiano. Addio, signor Marchese. Arrivederci, Bastiano. Stati bene, signor Marchese. Stati bene. Anche tu, Bastiano. Oh, signor Marchese, senti un buco. Se vedi il Papa, digli che se a me un giorno o l'altro mi gira la capoccia, sai che faccio? Mi faccio anche adesso, è chiaro o no? È chiaro sì, glielo dico al Papa, sta tranquillo, Bastiano. Ti saluto. Addio, Bastiano. Senti, Bruciano. Ma chi è? Lo senti, è lui, è Bastiano, che ci sorveglia e ci protegge. E gli altri briganti? E qui i briganti fanno parte del paesaggio. Tutto mio. Fino a dove? Ah, non lo so, fino al mare. Ma
arrivati. Ma è stupendo. Sì, provi. A me mi mette una malinconia, ci vengo mai qui. È tutto rotto, tutto diroccato, abbandonato. Guarda che roba. Ma è questo che è bello. Pensa a quanti pittori sarebbero felici qui. Sì. Ah, mi conosce. È un luogo ideale per un rendezvous d'amour. E a me lo dici? Ho rovinato i muri, a forza di strofinare. Tiberio! Tiberio! Tiberio, forza! Ah, insomma, ogni volta che vengo io, Tiberio non si fa mai trovare. Dov'è Tiberio? È morto, signor Marchese. Ecco, è morto. Quando è morto? In primavera, signor Marchese. Mm, poveraccio. Faceva parte del paesaggio, Tiberio. Tu chi sei? Livio, signor Marchese, sono io. Ah, bravo Livio. Pensaci tu adesso. Vai, pensa alla carrozza. Sì, signor Marchese. Vai a mangiare il cavallo. Sì, eccellente. Guarda che c'è un cestello col pecorino e un fiasco di vino. Vabbè. Portaci pure una pagnotta di pane fresco. Andiamo. Ecco il vecchio maniero, Blanchard. È aperto, entra, Blanchard. Fa attenzione alla testa, che qui cadono calcinacci dappertutto. Che bel salone, però. Lo vedi, è tutto abbandonato. Non la custodisce più nessuno. Dì, guarda. È rimasto tutto com'era. Arredamenti, mobili di quando c'era ancora il povero papà. Vieni, vieni. È bello. Se vuoi, se ti piace, faccio vedere il resto della casa. Vieni, vieni, Blanchard. Vieni, vieni, entra. Come mai è ridotta così? È ridotta così. Non ci viene mai nessuno. Io non ci vengo mai. Non c'è nessuno che la custodisce, credi. Comunque è bella. A me piace. Sì? Tu puoi dormire qua stanotte. Che vuoi passare la notte qui? Ci accendiamo un bel fuoco. Ci facciamo una cosa alla brace e poi... Ecco lì, avete... Te pozzina ammazzata. Chi è? Lo so io chi è. Brutta! Svegliate! Quante volte devo dire che qui ci devi venire a dormire? E ti è? Vattene via! Fussa via, brutta strega! Vattene via! Occhio non me venga! Fussa via! Ti portacci tu, se ti do chi te brutto! Fussa via! Vattene via! Ma che fai? Perché, poverina? Sì, poverina. Fussa via, una stregaccia. Che fa le fatture, fa. Ma chi è strega? Ah, non ci credi? Ah, tu non ci credi alle streghe? Beh, vedi, quella è una strega. Ah, va, in sorciere, in vrai. Eh sì, in sorciere. Ridi, ridi. Fa come te pare. Voi siete ancora con le streghe, i briganti, come il Medioevo. E che vuoi fa? Guarda, guarda qua. Ma sono tutte affrescate così le stanze? Sì, tutte affrescate. E chi è l'autore? Ma dicono il Vasari, chi lo sa. Sarà un allievo, forse. Ma che fai? Vieni, vieni, ci accendiamo il fuoco, ci facciamo la bruschetta, ti piace? Una poltrona del 500. Io se potessi sfascerei tutto, ma affanculo il 500, il 600, il 700. Come dite voi francesi? Merda, tout le monde. Mio cognato è di Macerata. È nella lista dei funzionari che devono partire da Roma per ordine del tuo generale Miolì. E tu vorresti farlo rimanere qui? Non ti preoccupare, ci parlo io con Miolì. No, no, tutto il contrario. Io voglio far partire. Fallo partire subito, invece. Che è un dramma di famiglia. Un dramma? È una tragedia, Blanchard. Pensa che mia sorella c'ha un fiato che ammazza le mosche al volo. Macerata sarebbe la distanza giusta per non sentirla più. Come vedi, anche noi nobili ci abbiamo i nostri problemi. Mio cognato è il conte Rambaldo Vitelli. Conte Vitelli? Va bene. Sì, aiutami, Blanchard. Vedrai che ti sarò riconoscente. È veramente un grosso piacere. È vero che tu sei francese e io nobile romano. Ma la gratitudine è uguale dappertutto. A Roma come a Parigi. Io t'ho conosciuto da poco, ma tu mi hai dimostrato una certa simpatia. Cerca di aiutarmi, ma... Ma se tu fossi nato al posto mio, l'avresti fatta la rivoluzione? No, però l'avrei o meno combattuta. Uno scopo, un ideale. Un uomo deve pure averle nella vita. Se no, anche se sbagliato. Vedi, tu mi sei simpatico, ma parli proprio come un franzoso. Ma che te credi, che è facile nascere da una famiglia come la mia? A Roma, col Papa, i cardinali, il Santo Uffizio. Io quando ero ragazzino c'avevo delle idee. Sognavo di diventare chissà che cosa. Volevo fare lo scienziato, l'esploratore, chi lo sa. Ma a chi le dicevo queste cose? Mio padre era un uomo zitto, non mi diceva mai niente. Studi e prega, mi diceva solo questo. Mia madre diceva manco quello, prega solo, diceva. Così, quando è morto mio padre, sono rimasto a vivere con mamma. Mi ha messo un precettore che mi insegnava il catechismo, mi dava certe bacchettate sul culo, c'avevo due chiappe rosse come un cocumero. Così io mi sfogavo a leggere. Quanto ho letto, c'avevo libri dappertutto. Pure qui, guarda, è pieno di libri. Quando venivo d'estate,
Mi incontravo con i compagni di gioco e facevamo a gara chi leggeva classici, chi libri d'avventure, chi romanzi d'amore. La notte poi sognavamo. Guarda, guarda, tutto è rimasto come allora, quel rimeschino, Don Chisciotte, Voltaire. Ah, Voltaire romantico, perché tu avresti letto Voltaire. Sì, ho letto Voltaire, perché? Quanto mi sono rotto i coglioni in vita mia. Ma l'ho rotto pure agli altri, però. Sempre a scherzare, la mattina alla sera, pure adesso. La notte poi sono stanco, morto. E la mattina ricomincio. Dice, ma adesso fai solo scherzi. Perché a Roma che vuoi fare? Che c'è? Chiese, cupole, tetti, gatti, mendicanti. E streghe. Ah, c'è le streghe? Sì, sì. Vieni, vieni, vieni a Blanchard, vieni a vedere, ti faccio vedere, guarda, guarda quella laggiù, la vedi? Brutta malefica, stregaccia, zozza infame! La vedi? Come gira intorno al popolo, non c'è sta a far malocchio! Brutta vecchiaccia pelata! Ma è una bambina! Ma che bambina? C'è una testa da uomo, potrebbe avere 200 anni! Dammi i soldi, sa? Se no ti faccio la fattura, ti faccio staccare i coglioni! Sì! Aspetta, mo ti butto i soldi. Ti abbraccia. Sì, sì, la faccio fa io la fattura. Lasciagliela fare. Voglio vedere un incantesimo col diavolo che sbuco dal camino. Il diavolo te lo faccio vedere io adesso. Ma che fai? È una cosa mia. Vedrai i zompi che fa. Vieni. Vieni, che ho le mani qui. Vieni, vieni. Vieni, abbraccia. Vieni, vieni. Vieni a vedere. E cala. A brutta vecchiaccia zozza! Tiè, ma no, via di poverina! Soldi. Ma che poverina? Voglio bruciare! Vieni qua sotto! Via dal volo! Oh, i mortacci sua! Hai visto? Tu non ci credevi a essere, che sta attenta è quella di farsi accadere i coglioni. No, ma fammi scongiuro! Abbi il bacione. Ma che fai, bari? Ma quale bari? Qua non ci so bari. Ah, non ci so bari? E sta carta che è? Chi è? Guarda. Alza sto... Io non la vedo. Ragazzi, vai chiamare guai. Oh, me vuoi lasciare? E bravo. Voi? Vedete qualcosa? Boh, a me che mi importa. Bravi. Ma io mi impiccio. Che t'avevo detto? Qua nessuno vede niente. No, E invece la vedo io. E tu chi sei? C'hai l'occhio buoni assai per vedere quello che non c'è. Fammi vedere se c'hai il fegato. Eccolo qua. Su, dammi la massaia. No, qua, tu. Donna, vieni. Ecco. Stacco. Eccoli. Vedi, guarda. Che succede? Che è stato? Lascia questo piede. E bravo, Gaetano. Nascito fuori orari, gioco d'azzardo, risse con porti cortelli, son cazzi tuoi, in carrera. Ma sono Bagè, ma se vuoi chiamato io. Stette zitti, ci sono corsino mio. E voi con quel cartello che fai? No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bagè. E tu che stai a fare con quel cartello in mano? Di chi è? Che non vedi? Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco il piede, gli passava la carta, vedi? E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via. No, 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 aspetta, alto. Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del cardinal vicario. Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Pio VII. Mio coglione, io sono generale comandante francese della piazza di Roma, amico indio di Napoleone, e perciò ti stia fodendo per l'esistenza alla ronda pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In carriera! Allora devo provare a camminare, via! Ma che fai, oh? Ma che c'entravo noi? Ma che c'entravo noi? Io stavo solo a vedere, oh! Silenzio! Che succede qua, Bargello? Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gioco d'azzardo, ris, amare al mare e falsa generalità. Eccoli sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, ti sei ubriacato? Te metti a restare il marchese del Grillo? Ma sto a mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chi ero. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi.
Lo perdoni, eccellenza. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Andiamo. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Contessa De Marchi, è stata una bellissima festa, proprio riuscita. Mi dispiace, ma ora devo andare. Ti devo lasciare, scusami se non ti accompagno a casa, ma il dovere mi chiama. Ciao Cecilia. Ma dove andai a fare danno adesso? Dove vado? Lo so io dove vado. Ciao Cecilia, grazie per la bella serata. Oh, avete finito? Ecco, stanno a finire. Io vado a vedere se arriva. No, è tutto bagnato, quello se ne accorge. Ieri sera qui c'è stata una bottega, il muro è fresco, un po' si vede. E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri. Fa sparire l'insegna, via. Andiamo, sbrigatevi. Andiamo con sto caretto, via, portate la porta. Riccio! Fate presto! Lo sentite, fate presto. Andiamo con sta porta, via. Con sto somaro. Eccolo, sor Marchese, fallo partire. Sta arrivando. Eccolo, sta arrivando, vedi che non facciamo a tempo, via. Mettete il pisciatore! Via, andatevene via, sparite! Via, presto! Guarda. Ma questa è la bottega mia. No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via. Ma non è via degli banchi vecchi questa? Beh, a via dei banchi vecchi non si può pisciare in pace. E pisciano dove pare. Ah. Ma no, addosso al negozio mio. Aridaie, ambriaco. Qui c'è un Vespasiano, che negozio tuo? Ma è tutto bagnato. E beh, certo, ci ho pisciato. Che è successo? Come può essere? Ieri sera c'è. Hai visto che faccia? Stava diventando matto quando ha visto che c'era più il negozio. Quello lo portano al manicomio. Zitto, Riccio. Qualcuno sta scendendo. Guarda un po' chi è. Chi è? Signora Marchesa. Zitto, mia madre. Quella mi porta a messa se merita. Perché? Che ho fatto? Hai sognato di fornicare. Io? Sì, è con mio figlio. Ma chi ve l'ha detto? Lo so e basta. Vergogna. Dammi il braccio. Ma che ci posso fare? Certi sogni ce li manda il diavolo. E allora fateli mandare senza mio figlio. I sogni da mignotta te li fai con un altro. Don Sabino, mi devo confessare. T'ho confessato ieri sera. Sono ricaduto nella tentazione. Va bene, ma non siete detto ogni tre. Già fatto. Ma figlio mio, vabbè, l'importante è che tu sia pentito, in ginocchio. E quello che so che non le passa, dire per Spirito Santo, amen. Riverisco, vai in chiesa con i tuoi. Ecco, andiamo, Riccio. Signor Marchese. Ciao. Tieni, Riccio. Tieni. Buongiorno, zio. Non vieni in chiesa, Onofrio? Sì, andate avanti, adesso vi raggiungo. Ecco. Ah. Avete fatto male, bruttissimo. Ma chi è quella? È nuova? Sì, è Faustina, assunta ieri. Licenziala. Perché, poverella? Ma non hai visto senza mutanda, non la voglio qui. Ma che sei, cazzato il sol, perché? Signor Marchese. Che? Mi scusi se prima di andare a dormire mi sigla due conticini che si sono fatti. Sì, quando mi sveglio. Sono improrogabili. Sì, improrogabili, piante il culo. Dammela, ma queste cose improrogabili. Dove stanno? Qui sul tavolo. Tu però i conti mi devi dare quando io mi sveglio, non quando vado a dormire. Sì. Andiamo. Che? 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 No, questo è il calendario. Paga pure questo, che mi importa. Non c'è altro, vero?
Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno l'ebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo. Sarebbe giusto, dici? E credo di sì, signor Marchese. E allora facciamo giustizia. Sì. Fallo venire. A Ronne Piperno. Muovaco. Sì. A Ronne Piperno. Vieni, vieni, vieni avanti. Riverisco, eccellenza. A Ronne tu lavori bene. Grazie. Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso me ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino. Ecco. Ecco il conticino. Ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh, che ce faccio? Ma come che ce faccio? E i soldi miei? E non ti do. Come non mi dà? E come? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo. Credo. Ecco, bravo. Chiamo lo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi, ne raccontano tanti. E allora racconta pure questo, Piperno. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto. No. Il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga, io non te pago. Buttalo fuori. C'è qualche cosa che non va, eccellenza. Ma tutta, Ronna mio. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che ci... Non è una buona ragione questa? Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo fatto? Ma certo, eccellenza. Cosetti. Comunque, se credi di avere ragione, fammi causa. Ma io c'ho ragione. E vabbè, se i giudici te la danno, io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono stato per aiutare. Ci ripensi, eccellenza. No, no. Vengo domani. No. Io c'ho famiglia. E io pure. Ma che devo fare? Te ne devi andare. Ubaldo, a che ore? È già suonato la terza mese. Chiudete tutto allora, porte, finestre, tutto al buio. E tu, amministratore? Sì. Chiama i miei avvocati e dagli carta bianca per corrompere giudici, uditori, funzionari, testimoni. Ma signor Marchese, le costerà molto di più che pagarlo. Ma che te pinci tu? Io a Ronne Piperno non lo voglio pagare. Voglio vedere se le ragioni di un plebeo morto di fame valgono più dei soprusi che può fare un marchese ricco e potente come me. Sì, eccellenza. Ecco. Ai suoi ordini. Bravo. Adesso andatevene tutti. Sparite, non mi rompete più i coglioni perché io voglio dormire. Ecco. Sei addormito! Piano, piano, piano. Va piano con qua, zampate, posso. State zitto. Zitto. Christi nomine invocato pro tribunali sedentes, anc nostram definitiva me sententia me emanamus. AD, 18 febbraio 1809. Accertato dai periti che il lavoro in discussione non è stato eseguito dal Piperno a Ronne a regola d'arte. Che Ezia, un antico portale, è stato rovinato e diminuito sensibilmente nel suo valore originario. Che Ezia me. Provato che il Piperno di religione ebraica per portare a termine quel lavoro è rimasto fuori del ghetto oltre la chiusura serale dei cancelli, il Tribunale respinge le richieste di Piperno a Ronne e Banista nei confronti dell'eccellentissimo marchese Onofrio del Grillo e lo condanna alle spese di questo giudizio. E per lite temeraria e reato contro le disposizioni del coprifuoco, ad essere etiam esposto alla pubblica gogna. Pure. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.
è successo? Pare che è morto il Papa, così mi hanno detto in piazza. Oh, Madonna mia! Ma che succede? Deve essere un fatto grosso, Nina! Ma che altro è arrivato al Tevere? Boh! Aspetta un po'! Ma che è la guerra? Ma che guerra? Me lo senti, sono campana a morto! Qualcuno ha dato un ordine. Non è possibile che tutti i curati di Roma siano diventati improvvisamente matti nello stesso momento e tutti insieme. Che sia un'idea del generale Miolì. No, non penso che i francesi si prendano questa libertà. E poi a che scopo, santità? Uno scampanile come questo si fa soltanto quando muore un papa. E questo ai francesi gli piacerebbe tanto. Ecco, ecco, santità, questi sono i parroci di San Francesco a Ripa, Santa Maria e San Camillo, i primi che abbiamo trovato. Ma per quale ragione vi siete messi a suonare a morto in questo modo? Scusate, Eminenza, io ho avuto incarico di celebrare, dietro pagamento, una messa funebre solenne. Pure io. E io pure. Non è possibile che tutte le chiese di Roma abbiano ricevuto contemporaneamente lo stesso incarico. Qui c'è un intento che non esito a definire provocatorio, sovversivo. Ma chi vi ha dato questo incarico? Un inviato del Marchese del Grillo, santità. Io pensavo che si trattasse dell'anima di uno dei suoi congiunti. E mi hanno pagato anche bene 5 paoli. Pure a me, noi non abbiamo colpa, santità. Ho capito. Oh, bene, sentiamo che cosa hanno da dirci questi altri. Eminenza, ci sarebbero... No, 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 basta così, cardinale. Basta. Andate, andate. Stavolta il Marchese del Grillo ha passato proprio in lingua. Noi siamo stanchi di lui e dei suoi scherzi inopportuni. Soprattutto, oserei dire, santità, in un momento come questo, con i francesi che praticamente occupano la città. Eminenza, li ho definiti inopportuni perché volevo significare proprio questo. Sarebbe bene quindi che il Marchese vada per qualche tempo a meditare in Castel Sant'Angelo, per riflettere sul fatto che la vita non è solo una burla, come lui vorrebbe far credere. Quanta bella giovinezza! Sor Marchese! C'è tuttavia, chi è? Avanti! Sor Marchese, venite che è pronto. Sì? Se no si fredda tutto. Eccomi pronto. Andiamo, Faustì. Mamma ha preparato. È tuo sto scelletto? Sì. Me lo posso mettere? Piano. È venuto un freddo. Eccomi, sono Anita. Venite, sor Marchese, che è tutto pronto. Che hai cucinato, de buono? Sono costolette d'abbacchio. Ah, buono. Le vado adesso dal fuoco. Sì. Proprio come vi piacciono a voi, sono Butta, Marchese. Butta qua, c'è una fame. Senta, sono proprio una specialità. Sono scottadito. Lo so, il dito me lo so scottato, ma sono tutte bruciacchiate, so. Per forza, se sono bruciate per colpa di ste campane a morto. È da stamattina che mi stanno a rintronare. Non ce la faccio più. Eppure quella povera creatura è tutta spaurita. Spaurita? Perché? Ma che c'hai? Stai tutta ingrugnata, non parli, non dici niente. Ma che ce l'hai con me? E c'ha pure ragione. Ce l'ha con voi. Perché st'inverno siete venuto sì e no 3-4 volte. E sta figlia mia è sempre triste. Sor Marchese, Faustina mi aveva tanto bene. E me devo il bene. Certo. Io ho messo su casa, più di così. E lei dice proprio questo. Il sor Marchese mi ha messo su una bella casa. Ma non viene mai. Non viene mai a trovarci. Stiamo sempre sole, è perciò che è triste, porella. Mi sa che tua madre dice un sacco di bugie. Almeno tu stai zitta, non dici niente, sei più onesta di lei. Sor Marchese, ci stanno i spiriti del Papa, che stanno a cercare. Ecco, lo dice, sapevo, che vengo. Vi vanno per lassù. Sì, sì. Oh, Madonna mia, per Papa. E che sarà mai? Il Papa mi vuole, me ne devo andare. E ste belle costolette? Sarà per un'altra volta, così faccio contenta Faustina. Sei contenta? Ciao, Faustì, andiamo al ciò. Tornate presto, Sor Marchese, ma raccomando, sì. Mi inchino deferente agli ordini di vostra santità e sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Sì. Soltanto vorrei sapere
Ma su che cosa devo meditare, Santità? Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo. Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza. Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io? No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra. Ah, e chi sarebbe? È morta la giustizia. Marchese, non ricominciate con le vostre amenità. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, Santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della guardia svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Pierluccio. E basta, oh! E a voglia, troppi ce ne so. Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della guardia nobile. Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Lo so, Santità, giustizia dell'altro mondo. Proprio così, figliolo. E poiché noi purtroppo siamo di questo mondo, ti condanniamo ugualmente a 30 giorni di fortezza. 10 giorni per aver mancato di rispetto alla persona del pontefice, dandolo per morto del che facciamo i dovuti scongiuri. Altri 10 giorni per esserti preso gioco della giustizia di questo nostro regno, facendo condannare un povero innocente. No, e quello l'ho risarcito, Santità, voglia. Gli ho pagato 3 volte il suo credito. In più gli ho regalato un terreno fuori porta San Sebastiano. Avesse visto la faccia di Aronne Piperno, non stava più in sé dalla gioia. E vabbè, e quindi te li togliamo. E ti diamo un solo giorno. Grazie. Uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario da te indotto in corruzione. Quanti sono? Chi, Gorotti? Sì, quanti so? Una ventina. E allora i conti tornano. Sono sempre 30 giorni. Questo è il verdetto emesso dal pontefice Pio VII in qualità di capo del governo pontificio. Come va con quel restauro? Facciamo del nostro meglio, Santità. Continuate pure. Ma Onofrio. Sì, Santità. Come papa e come capo della Chiesa di Cristo misericordioso, commuto seduta stante, i 30 giorni di fortezza in 30 pater ave gloria da dirsi 30 volte per 30 giorni consecutivi. Ecco, allora a me andan fortezza. A patto che tu faccia ammenda e promessa solenne di smetterla con queste tue carnevalate. Stia tranquillo, Santità. Sei tranquillo. Rambaldo mio, che vuoi che ti dica? Ho fatto tutto il possibile, ho fatto salti mortali per farvi restare a Roma, ma non c'è stato niente da fare. Ho smosso anche personalità, generali, politici, che ringrazio, non c'è stato niente da fare. Ma vai a Macerata, oh. Sì. È un capoluogo pieno di vita, c'hai poi la tua Camilla, il tuo Pompeo, starete benissimo. Che tragedia, no? Camilla mia. Guarda come sono gonfia. Lo vedo. A me i dispiaceri. No, è impressione tua, Camilla. Camilla mia. Vedrai che cambia aria, fa bene a tutti, sai? Vedrai, va. Fai l'imparato. Pure a noi. Speriamo almeno in quello. Lo so, che vuoi fare, Camille? Sono imprevisti questi che capitano ai funzionari. Dici bene tu. Non avvilitevi, Capito? Sì. E dateci notizie. Anche voi. Ecco. Basta, Riccio. Giglio, vai. Fate buon viaggio. Arrivederci. E divertitevi. Addio, mamma, così presto. Camilla ci ha lasciato, Che c'è, Riccio? Ah, ci stanno Faustina e la madre. Chi? Faustina e la madre. A palazzo sono venuti, ma che sono matti? Comunque l'ho nascosta dentro al frantoio, dice che le devono parlare immediatamente. Ma come si sono permessi? Ma t'hanno detto che vogliono? No, vogliono parlare con lei. Sor Marchese? Che c'è? Che cazzo siete venuti a fare? Che c'è? È una cosa un po' delicata, sor Marchese. Cioè? A Fausti, diglielo tu. E diglielo. No, non io lo dico. Ve la siete presa che era ancora una creatura, porella. Mo se vergogna. Ma perché? Che è successo? Che hai fatto? Lei niente. Voi che gli avete fatto. Io? Che ho fatto? Non fate finta di non capire, è incinta. Ah. E di chi? A sor Marchese. Che? De me? E di chi, se no? Sei incinta di me? Guardami negli occhi.
Sei incinta di me? Sì. Ma si non esce mai, non conosce nessuno, non vede mai nessuno. Voi ha visto e voi l'avete... Ma l'avete che? Oh, da quanto tempo non vado a trovarla? So più di 2 mesi. Lo sei. E sono 2 mesi che c'ha le mancanze. Ah, giusto, giusto, eh. E beh? Vabbè, queste non sono cose che si possono stabilire. Zitta un po'. Eh? Zitta un po'. Ma che ore? Sono le 6. È già le 6. Allora perché ha suonato 3 volte? Deve essere l'appello segreto del Papa, questo. Ah, oh, che non lo deve sapere nessuno, eh. Convoca la Guardia Nobile d'urgenza, deve essere una cosa grossa questa. E vabbè, è questo coso che deve nascere, se deve nascere. Ne riparleremo un'altra volta, adesso ho cose più importanti da fare io. Ah, ah, oh, Megera, non ci venite più qui, eh? Me faccio io. Ma tu hai capito, sì, che roba. Dopo la soppressione degli ordini religiosi, lo scioglimento del Sacro Collegio, e infine... Dopo l'infame decreto che usurpa il potere temporale dei papi e annette gli stati pontifici all'impero di Francia, il sommo pontefice ha deciso la pubblicazione della bolla di scomunica nei confronti di Napoleone, di tutti i suoi sudditi invasori e di quanti collaborino alle loro infamie. Giusto, bene. Ci saranno rappresaglie, non ci illudiamo, Santità, forse durissime, e non è escluso... persino contro la vostra sacra persona. Lo sappiamo. Amici carissimi e fedelissimi, tra arresti, imprigionamenti, esili, siete davvero rimasti in pochi. E a voi, pochi, inermi e diciamo pure inadeguati, devo affidare non la custodia e la salvezza della mia persona a cui non tengo, ma la dignità e l'onore della Chiesa di Cristo, che io rappresento. Abbiamo deciso di istituire dei turni di guardia e di sorveglianza ininterrotta del Quirinale. Ognuno di voi, di volta in volta, ne avrà il comando e la responsabilità. Siete voi disposti? Sì! Allora, Principe Marcello di Valmontone. Sei tu pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Lo sono. Duca Valerio Lanciani di Ninfa. Pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Sì, sì, lo sono. Principe Gaspare della Quercia. Difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Sì. Marchese Onofrio del Grillo. Anche tu sei pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il tuo pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Santità, se è necessario. Gagliato!
Ma che fate? Io non mi fido di voi. Facciamo misura allo svizzero, che è di precisione. Vitte, misura tu. Intanto che misura da fare? Non c'è più speranza per nessuno quando zomparano chi è mia. Oh, Moretto, ma tu che fai qui? Sor Marchese, sto a controllare. A controllare che? Non sai di guardia sulle mura? Sì, ma ci ho messo 3 paoli, se no, la giala. Controllo che non fanno pici. Ah, così fai tu. Invece di controllare i francesi, stai a controllare la notte. Ma quali francesi, sor Marchese? Qua da una settimana non succede più niente. Se può dire. Va bene che domani finiamo il turno. Andiamo qua. E tocca a lei, sor Marchese? No, 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 io zoppo per ultimo. Dai, tu, per scusi. Forza. Dammi il cordello, Oliver. Dammi il cordello. Dai, che mi bussano alla porta. E lui le mette presto, che si sta a concentrare. Porca zozza, fatemi passare. Ma che zoppa stanotte, a vedi come cammina. Guarda! Chi fa là? Amici. Dimmi la parola d'ordine. Il grillo del marchese sempre zompa. Si zompa allegramente. Bene, campa. Dove sta il marchese? Sta a far zompare i ranocchi. Ricominciamo, Sor Marchese! Non mi tenute, eh? Che dopo di Don Bacio ti faccio diventare una principessa tutta nuda con i capelli biondi. Signor Marchese! Maranchietta mia! Che vuoi? Diaretta, lasci sta, che a Via De Panico sta zompare un'altra ranocchia. Sì. Svizzero! Pensaci tu! No! Misura bene, gli vuoi? Attun, sei tu! Ce l'ho beccata, Sor Marchese! Sì. Faustina, eh no? Con chi? Un moretto riccio, ci avrà 20 anni. Ha zoppato il muro di dietro e si è infilato dentro casa di Faustina. Si è infilato, eh? Dai, dai, c'è cascato. Però se li vuole beccare sul fatto, bisogna che partiamo subito. Porca mignotta, li vorrei beccare sul fatto. Ma come faccio? Non posso lasciare la guarnigione, sono comandante io. Andamici un'altra volta, tanto come c'è stata una volta, ci ritorna. Eh no, eh? Quando lei finisce il turno, quello non c'è più. Mannaggia. Che dici tu? Io dico che chi si gratta la fronte c'ha le corna pronte, sor Marchese. Ma che è sto proverbio? Devo sentire adesso. Capo posto! Sì, signor Marchese! Vieni in rapporto. Sempre in testa la ranocchia gialla, signor Marchese. Bene, ma che cazzo stai a dire? Io mi devo sentire una mezz'ora. State allerta, in campana! Va a pigliare il mantello. Andiamo, Riccio. Andiamo, apri. Hai capito. Secondo me non è manco la prima volta. No, eh? È entrato troppo sicuro. Sì, sì, adesso... Riccio, tu va a sorvegliare l'altra uscita, che non scappi. Si ammazza. Chi è? Chi è? Sono io, Onofrio del Grillo. Il marchese del Grillo, com'è sta visita? Posso? Ma che improvvisata! E come mai sta novità? Che, non me vuoi far entrare? E come no? Questa è casa vostra. Ah, meno male che lo sai. Com'è questo? Tutte le ore sono buone per me. Ma Faustina dorme. E poi voi non eravate dei guardie al Quirinale, sapevi, sor Marchese? Ma siccome io sono il comandante, decido io. Le guardie ci ho messo un soldato. E io sono venuto a dormire con Faustina. Ma non lo sapete che peccato mortale fa l'amore con una donna incinta? Sì, è peccato mortale, ma io c'ho la dispensa papale. Ma te ne voglio, Anna. Fammi entrare. Eccola. Oh sì, guarda chi c'è. Ma che fa? Questo letto, tutto disfatto. Stai pure tutta nuda. E che vedevo di? Magari avrà fatto un brutto sogno stanotte. Sì. Scommetto che si è sognata che arrivavo io. E che? Che c'è qui? Che è questo? Non lo so. Ma come, sono calzoni da uomo? Che fanno questi calzoni da uomo? Di chi so? V'ho detto che non lo so. Non lo sa, dice. Di chi so? No, no. Sono quelli di mio figlio. Sta a farmi ridare fuori, in Francia. Io la adopero come straccio. Sì, eh? Apposta, mi pareva. E questo? Ammazza che scarpone. Di chi è sto scarpone? È mio. Guarda che te lo faccio provare come Cenerentola. Vabbè, sì, c'è un uomo. Ah, confessi finalmente. C'è un uomo. È l'uomo mio. E chi? È mio. Sì, signor Marchese. No. Me dovete scusare se l'ho fatto venire a casa vostra. Sono vecchia, lo so. Ma c'ho ancora il sangue nelle vene. E tu c'hai il sangue nelle vene, ma lui ammazza che stomaco che c'ha. Ma chi è sto fenomeno? Andò sta, voglio proprio vedere. No, eccellenza. Ma che c'entri tu? È di tua madre l'uomo, no? E allora? Andò sta, fatemo vedere. Sono proprio curioso di conoscerlo. Ah, così c'hai ancora il sangue nelle vene. Che volete fare, succede? Hai capito che roba che se deve sentire? Sono tanti di quell'anni che tanti sono... Tanti anni, Così ci hai voluto riprovare. Sono proprio curioso di vederlo. Siate buono. Vieni fuori, fatti vedere. Siate sta, buono. Davide nascosto.
E come si chiama? Si chiama Marcuccio. Marcuccio, eh? Andò stai, Marcuccio, andò sta? Sta qui, sor Marchese. Ah, sta qua, eh? Marcuccio. Ah. Andò stai, Marcuccio. In tirozza t'hanno messo, qui è fuori. Marco, non aver paura, perché ti nascondi? Ma lo sai che sei bello? Che bel ragazzetto che ti sei rimediato. Non gli fate male, sor Marchese. No, io gli voglio male, bene, perché... è l'amore mio. Sì, sì. Com'è bello vedere due esseri che si amano. E dammelo sto bacio. E così, Marco, tu saresti l'amante di sta vecchia? Sì, ma non gli fate male, perché Faustina, io gli voglio bene. Ma tu lo sapevi di mamma e di Marcuccio? Insomma, pensa che io ancora non ci riesco a credere. Non credo neanche a quello che mi dici tu. Però se è vero che questa è l'amante tua, fammi vedere come fai l'amore. Cocchi? E cocchi, con me, con la donna tua. Ma come faccio? E che modo mandi a me? Sono affari tua. Fa come piacere prima che arriva il zio. Andiamo, cammina. Dove? E dove? Nella vostra alcova di piacere, cammina. Andiamo, entrate. Resta sempre il mistero però che tu te spogli in camera della figlia e poi vieni a scopare in camera della madre. Dimmi tu. Andiamo, spogliate. Spogliate, fatti ammirare, fai vedere queste bellezze nascoste. Ma com'è nato sto grande amore, Mercurio? Mamma, no! Lo faccio per te, perché questo non ci crede. Mi fa schifo! Non credo che te fa schifo, ma che fai qua? Che stai a guardare? È tua madre, un po' di rispetto, non va in camera tua. Ci sto io qua, va, va. Spogliate, andiamo, svegliate. Non lo vedi, st'amore tuo come freme? Eh? Ecco, tieni, guarda che roba. Marcuccio, fammi vedere questo grande amore. Buttale, fammi vedere come ci riesce, andiamo. Aspetta, dammene cinque. Sono io. Vai ad aprire, signor Marchese. Vado. E che adesso? Ti è arrivato terzo? Io! Ma come, sono arrivato in terzo? No, sono arrivato io terzo! Andiamo! 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 Santità, i francesi sono entrati nel palazzo, dal cortile, con le scale. Chi è le comandante? Non c'è, è sorti un momento. Dov'è l'appartamento del Papa? Eminenza, stanno venendo verso le sacre stanze. Ma nessuno si è opposto. Nessuno ha fatto resistenza. Cardinale Biondi Santi, chi comandava la guardia? Il Marchese del Grillo. Almeno non si saranno fatti male. Procedemus in pace. Santità, ho un compito molto sgradevole e penoso, ma avendo io giurato fedeltà e obbedienza al mio imperatore, non posso esimermi di eseguire i suoi ordini,
Di conseguenza, in nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso, ho l'ordine di condurre Sua Santità dal generale Miolì, che le indicherà il luogo della sua destinazione. Basta, Sor Marchese, ammazzatemi, mandatemi in galera, fate quello che vi pare, ma io non ce la faccio. Ma state zitto, c'eri quasi, ci mancava poco. Basta, apritemi! Dicevate che era un grande amore mio. Che è successo? Non va male più? Sì, ma non so cose che si fanno davanti a tutti quanti. E con la spada al culo, poi. Ma come la finita con queste zozzerie? Ma senti questa? Marcuccia, l'amo mio, io sono donna sua. Vieni, vieni, vieni. Se volemmo bene, da quando eravamo ragazzini. E tu, vatta a vestire. Roba da matti, tutta sta commedia che avete fatto. E mo, se vi volete vendicare, vendicatevi pure, eccellenza. Ma io mi so già vendicato. Mi sono divertito. Tosti, ma non era meglio dirmi subito? Signor Marchese, lei ha una certa età. Io sono venuta con lei perché è ricco. Forse pure simpatico. Ma io c'ho un ragazzo della mia stessa età. Moretto, se volemo bene, mi ha messo incinta. Se volemo sposare, fatemi un po' di dote, non te l'avrei fatta. E invece no. Volevate far passare vostro figlio da bastardo. E a me da coglione. E adesso? Non ce la fate più la dote? La dote? In galera ve manda, a tutte e due. Brutti imbroglioni. Altro che dote. E che faccia tosta? A dote. Vabbè, va. Quando battezzate vostro figlio, chiamatevi. Faccia la compagna. Grazie, vabbè. Eccellenza. Grazie. Lo chiameremo Onofrio. Eccellenza. Grazie, eh. Vieni. Che, oh? Madonna, che è successo? Che? Ma che? Che è successo? Oh. Hanno rubato il Papa! Il Papa, madonna mia! Riccio, ma è vero? Guardate sì, l'hanno portato via francesi! E via su! Porcaccia miseria! Come faccio? Io ero di guardia! Avete visto per colpa vostra hanno rubato il Papa? Nostra! E allora da chi? Se io sto qui, o sono pure traditore! Riccio, dai il cazzotto a questo. Ma non ci avevate perdonato? Ma no, è ben altra cosa. Dai il cazzotto, sul naso. Marcuccio! Sul naso. Ma perché? Che ha fatto? Aio. Bravo. Aio. Bello. Aio. Sta buono. Aio. Ma vediamo, sono Marchè. Ecco. Non fate male. Un altro buono. Ecco, buono. Buono, ma che fai, sor Marchese? Guardami, sembro ferito. E come, no? Portatemi a casa adesso. Mamma, ho fatto il mio dovere. Ho dato il sangue per il Santo Padre. Oggi, 17 maggio 1809, noi, Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, prendiamo possesso degli stati del Papa e diamo incarico alla consulta straordinaria di provvedere al passaggio dei poteri dall'attuale governo pontificio a quello imperiale di Francia. Allora è te, sono proprio donne. Fanno cantare donne, sti matti. In che sanno cantare meglio di noi? Le femmine non sono voci bianche, solo noi lo siamo. No! No. Voi lo famo vedere noi. Sì, sì, andiamo, prendiamo un palco. C'è chi te per Gipite, crudele meglio la sé. Dalle veruse scerse, a noi e mon non sape. No, 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 ni le ni vie, no, 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 ni le ni vie, e se il mondo ti fa bocca. Thank you.
Su, abbandona il vino, ubriacone, dalle onde argentate del mare una nuova dea è nata. Une nouvelle déesse est née. Ma voi, francesi, con tutte queste novità, regolazione di Tevere, restauro dei monumenti e ora vire donne che recitano, credete di rendere un servizio a Roma? Certamente. Roma sarà la seconda città dell'impero, una città moderna, efficiente. E così la distruggerete. Roma ha il suo volto che le viene dai millenni, dai suoi re, dai suoi papi, dai suoi briganti, dalle sue rovine, dalle sue pigrizie. Roma è bella così com'è. Voi siete artisti, pittori, poeti, letterati. Guardiamo un po' al passato. No, la verità è che di veri artisti qui non ce n'è manco uno. E che ne sai tu? Chi sarebbe il vero artista? Sì, ma sì. Vieni a vedere la mia mostra. Sì, ma se vi levano un po' di pecore con acquedotto, un ragazzetto mezzo nudo col ciuffolo in bocca, o Dubovi all'ora del tramonto, voi siete belli che finiti. Poi va a prendere quei francesi che vi tolgono l'ispirazione. La verità è che non c'avete niente da dire. Ecco, questa è la verità. Guarda quei castrati come gli girano nelle palle. Ma ste famose donne, quando arrivano? Io vedo solo uomini. Quel grassone, quell'altro zozzone impiccato lassù, tutto qui. Castrato. Castrato? Queste donne? E che donne? Pardonnez, ma maladresse. Jeunesse oblige. E quindi, andiamo giù, platea. La voglio vedere da vicino. Poterla invitare a pranzo a casa mia. Con te, naturalmente. Beh, sì. L'importante è che tu sia pentito.
Per chi sono sti piatti in più? Il signor Marchese sta arrivando con due ospiti. E chi sono? Ricciotto mi ha detto che sono due signori francesi. Francesi? Questa è Roma, Maciero Olimpia. Ma vi assicuro che non siamo tutti ignoranti e incivili come quei quattro scalmanati via teatro. Vero, De Cogni? Prego. Ma certamente. Venite, venite, accomodatevi. Beh, non c'è nessuno. E la famiglia dov'è? La signora Marchesa ha chiesto di essere servita nelle sue stanze perché è indisposta. La signorina genuflessa resta al suo fianco per farle compagnia. Il conte zio si è recato al santuario del Divino Amore con l'immagine della Vergine Quartina. Quanto a Don Sabino, oggi è il suo giorno di digiuno. Vabbè, vabbè, basta, ho capito. Aspettate un momento. Ho capito anch'io. E ti assicuro che non importa. No, ma non c'è niente da capire. Scusatemi, ci deve essere un contrattempo. Accomodatevi intanto, vengo subito. Mamma, ma chi vi consente di disertare un pranzo con i miei amici? Dov'è finita la tradizionale signorilità della famiglia del Grillo? È questa la maniera di trattare gli ospiti? Prima di tutto i francesi non sono degli ospiti, ma degli invasori. E tu dovresti saperlo meglio di tutti. Perché quella notte in cui il nostro papa fu rapito, io te vidi rientrare, Onofrio, in fin di vita e tutto coperto de sangue, per averlo più volte doverosamente difeso. Ma ho fatto quello che ho potuto. Secondo, i del Grillo, proprio perché signori, non si mettono allo stesso tavolo con dei plebei. Terzo, state attento, Onofrio, perché quei miscredenti che tu consideri amici hanno azzardato alzare la mano sulla sacra persona del pontefice e perciò sono tutti scomunicati. Mamma, il Medioevo è finito. La Chiesa, il Papato e tutti noi siamo finiti. E sono proprio sti francesi che tu disprezzi che hanno portato una ventata d'aria nuova dappertutto. Noi non abbiamo bisogno d'aria nuova, caro Onofrio. E le finestre de sto palazzo resteranno chiuse finché il Papa non sarà tornato. E allora passerai il resto della tua vita al buio, mamma. Perché ricordati che il futuro è nelle mani dei francesi e in quelle di Napoleone che li guida. No, il nostro futuro è nelle mani del Signore. E quel Napoleone che guida i francesi, come dici tu, finirà presto o tardi col culo per terra. E ricordati tu, invece, che morto un papa se ne fa sempre un altro. Il papa, ma io un'altra francese ce l'ho. Io mi tengo buona questa, ma... E sbucciami sta mela. Olimpia, e De Cugni? Vi ha visto a disagio e... Perché? Se n'è andato? Ma che sei offeso? Forse un poco. E tu? Ti sei offeso? Oh, mo. Io ormai ho fatto l'abitudine a essere maltrattata dai romani. Posso servire? No, non servi niente. No, Olimpia, non mangiamo qui. Non te fa incantata sto palazzo. Qui si mangiano sempre le stesse cose. Te voglio portare io in giro per Roma in un localino caratteristico. Vedrai come mangi bene. Ecco, Ricciotto! Vieni, Ricciotto, vieni qua. Avanti, sor Marchese. Guarda, io faccio un giretto con Olimpia per Roma. Bene. Ma non vestiti così, ci vogliamo cambiare. Trovici qualche cosa che non dia troppo nell'occhio. Benissimo. Vieni, andiamo, ti faccio divertire io stasera. Mi dispiace, magnata va a voi sta merda. Grazie, signor Marchese. Sei, otto. Ma questo è un gioco di bambini? Sì, di bambini. Guarda sotto al tavolo, guarda che c'è, guarda che sventa. Sempre un gioco da bambini. Poi se si arrabbiano, se danno certe coltellate. Questi si ammazzano, sai. Gasperino, c'è tua moglie fuori che te sta a cercare. Ma che dice, oh? Ma che ha detto, mi moglie? Ma chi è Gasperino? Ha chiamato Gasperino. Oh, porta qua. Bene. Che sono? E questi sono rigatoni con la pagliata. E la pagliata? Che cos'è? Che? Meglio che non te lo dico, sennò mangiali prima. Dopo te lo dico. Mangia, Olimpia, assaggiali. È un piatto tipico della cucina romana. Com'è? Mamma! 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 Mamma
Andate voi là! Andate voi da me! Ma che sei matta? In bottega mia! A chi la conosce? Fatte dire io! Uno sta mangiando in trattoria, in compagnia di una signora, arriva la matta. Ecco, questa è Roma, vedi? Ma torno! Trovi fratello e mio padre e torno! E se faccio mangiare la testa, mignotta! Manicomio! Non hai sentito? Pedazza di gente, che canaglia! Oh, vattene fuori pure di... che io non voglio storie. Ma manco io. Ma che sei matto? Me la vado subito. Tieni. Andiamo lì piano, prima che ritorni alla matta, andiamo. E questo? E questa è merda. Merda per dire che è cattivo. No, è proprio merda. Questa è merda. Merda di vitella. So budella. Tu volevi sapere che era. Ecco, è merda. Ma che vuol dire mignotta? E mignotta vuol dire più tempo. Ma quella donna mi ha detto mignotta. Beh, tu non sai più tempo. Tipo? Eh certo, quella se ne è accorta subito. Che è successo, ragazzo? Vanno a fare esecuzione. Dove? Arriva grande. Lo senti, Olimpia? Ti ha detto? Siete condannati a morte. Ti piacerebbe vedere uno che gli taglia una testa? Oh, oui, oui. Non ho mai visto questo, ma mamma mi raccontava della rivoluzione. Lei andava sempre a vedere, ma io ero piccola. Ogni volta... Allora, andiamo, va. Vieni. Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo! Ah, avete anche voi la ghigliottina? Questo è un regaluccio che ci avete portato voi dalla Francia. Prima noi sti lavoretti li facevamo a mano, con accettata, zangate. Oddio, che cosa orribile. Mi sei barbaro. Barbaro, sì. Questo è più moderno. Vuoi mettere il condannato, sta più comodo lassù. Eccolo! Grazie, che la mignotta, la sacchetti tu, Grazie! A morte! Senti come batte. Senti. Sì. Che sei emozionato? Anch'io, sai? Per lo spettacolo? No, è un'emozione di mano. Levatemi il cappuccio! E ridatemi il mio cappello, forza! Ma quello è Don Bastiano. L'hanno beccato. Ma lo conosci? Chi è? Un amico mio. Sei ancora in tempo, figlio. Avanti, cammin, me. Il condannato rifiuti i sacramenti. Io non rifiuto proprio niente. I sacramenti me li do da solo, è chiaro o no? Io sono stato consacrato prete e prete rimango fino alla morte. E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, eh? Sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti. Adesso inginocchiatevi e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai se non davanti a questo striumolo qua. Inginocchiatevi, forza! E fatemi il segno della croce. E ricordatevi che pure il nostro Signore Gesù Cristo è morto da infarto sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione. Inginocchiatevi! Tutti qua! E segnate! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boia qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! Bravo! Bravo! E adesso, boia, mandami pure all'altro mondo! Da quel Dio onnipotente, lui sì, padrono del cielo e della terra, al quale al posto dell'altra guancia io porgo tutta la capoccia. Te lo do io il segnale, eh? Oh, il mio cappello, ridatemi il cappello! Deve cadere con la mia capoccia e non da solo anche. Il cappello. Sei pronto? Vai!
scusami, ma volevo insegnarti una delle usanze più antiche del popolo romano. Vedi, in occasioni come queste, i padri danno uno schiaffone ai figli perché si ricordino qual è la fine di un brigante. E penso che tu lo ricorderai pure tu. No. Andiamocene. Andiamo a dimenticare. Ma cosa facevano quei romani antichi? Che ci facevano? Ci facevano di tutto. Questo è il foro. Affari, mercato, cultura, tribunale, laggiù il tempio delle vestali e poi indovini, senatori, sacerdoti, mignotte. A proposito, dove piacerebbe far l'amore? Sull'area di Cesare? Nel tempio di Castore e Polluce? O sotto l'arco di Costantino? Castore e Polluce. Castore e Polluce ti piace, eh? Castore e Polluce, ecco, deve stare da sta parte. Vieni, vieni. Se non se lo so portato via, deve stare qua. Aspetta un po', chi è che ringhia? Cristina! Aspetta, buono! No, dove sta? Ah, non te la dai, che vuoi? Corri, da rubare pecore! Puzza! Non so se lo cane appresso! Capirai, sei quattro pecore. Andasi. Chiedone! Olimpia, mandenna, vedi, mi ha rovinato la serata, va a fanculo a te sto burino. Olimpia, ti sei messa paura? Oh, oui, molto. Vabbè, è passata, andiamocene, torniamoci a casa. Onofrio! Pipì. Pipì? E questa è la paura, come andate fare? Qui è tutto un Vespasiano, eh. Fai con comodo, Olimpia. Onofrio? Ma che fai? Onofrio! Sto qui, Olimpia. Dammi paura. Onofrio! Olimpia! Vieni! Hai fatto? Corri! Sì. Che è successo, Olimpia? Un altro cane? No. Chi è questo? Ma sei tu. So io. Sì. No, non so io. Ma potrei pure essere io. Questo sai chi è? È Gasperino. Quello che lo cercavamo io all'osteria, che mi ha scambiato per lui a te per la mignotta. Sì, mi ricordo. È embriaco fragico. Gasperì, se te becca tua moglie, io non vorrei essere nei panni tui quando torni a casa. Perché ridi? Rido sì. Io questo me lo porto a casa. Come a casa? Lasciami fa. Piccio! Vieni qua. Deve essere un carbonaro, San Marchese. Guardi che acqua che ha fatto. Sì. Rigiratelo, tiratelo su. Dai, forza. Piano che si sveglia. Sì, e quando si sveglia questo? C'ha la sbornia. Più pulite di così, le unghie non vengono. No, vanno bene, non è che le mie sono granché, ne vedi? Piuttosto il naso. Non vedi com'è rosso? Sbiancalo. Un po' di profumo. Andiamo, mettetelo sotto. Ecco, tiè. Tutto profumato. Ma quanto è bello. So io. Quello che mi dispiace è che domani mattina non ci sto io quando si sveglia. E quando lo vedrà mia madre. Auricio, mi racconti tutto domani mattina, eh? Sì. Mi raccomando, non mi rovina sto capolavoro, eh? Per carità, Sor Marchese, non si preoccupi. Vada tranquillo, che me lo giostro come se fosse lei. Con delicatezza, comunque, se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Andiamo in piazza. Ti saluto, Marchese. Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh! Ma che è qui? Ando sto, oh! Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io sono Gasperino il Carbonaro. Ma che devi?
Ma signor Marchese, ci vuole fare uno dei suoi soliti scherzi. Li pensa la notte. Li pensa la notte? Ma che è successo stanotte? Lo scherzo ma avete fatto voi. Fatemi scendere. Mando cazzo su. Chi è? Che sei un pupazzo? E quello chi è? Che so io? Signor Marchese. Sono tutto profumato. Oh mamma, che bella, ma che è successo? Quando sono finito? Ma com'è che sto qui? Io ci sto più che la testa, ma che sto sognando? Signor Marchese, lo scherzo è bello quando dura poco, lo dice sempre pure lei. Chi sei tu? Come chi so? Sono Ricciotto e questi sono Augusto, Ferdinando e Mariuccia, a suo servizio da tanti anni. Ma quale servizio? Chi mi ha visto mai? Chi mi conosce? I mortacci vostri? Ma che volete da me? Don Sabino! Ecco. Don Sabino, glielo dica lei chi è. Chi è chi? Ma lui, il signor Marchese. Il signor Marchese? Buongiorno, signor Marchese. Ma che sei in prete? Con i mortacci? Fossi morta, oh. Ma signor Marchese! Ah, ma basta con sto Marchese! Ma me l'ha rotto i coglioni! Ma bene a tutti, almeno! Don Sabino, vada a chiamare il signor Terenzio e voi datemi la mano! Tenetegli le braccia! Vostri. Ma che volete fare? Scusate, che volete? Le gambe! Che sono già battisto, ma che li fate? Gli ha dato due volte al cervello! Se pensa di essere in Carbonaro! Sarà una burla! E se non si calma, bisogna chiamare quelli da Lungara! No, no, aspetta, oh, che Lungara? Eh sì, quelli con la camicia di forza! No, 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 che camicia di forza? Ma che cazzo sta a dire? Io mica sono matto! Io stavo a strillare perché volevo sapere quello che mi è successo! Non sono matto! Senti, pupazzo, ma che è un matto se calma così tutto un botto? Non saprei. Non saprei, dice. Io posso essere pombriaco, eccellenza. Mi chiami eccellenza, eh? Ma sono tuo zio, Terenzio. Chi sei, zio? Ma chi t'ha visto? Abbiamo sentito strillare. Non sapevo. Chi è, oh? Corra a prendere l'acqua benedetta. Molta. Buona questa, oh. Buongiorno, Onofrio. Ah, mo' Onofrio. Che succede? Che succede? Io non lo so che è successo. Che sei pure tu una parente mia. Ma che dici? E che so, se lo sapessi. Qui tutti mi chiamano Marchese. E il monsignore dice che è mio zio. Tu devi essere pure buona. Cerca di aiutarmi. Senso buono, lo dicevo. Io non lo so. Non ci sto più con la testa. Io l'ultima cosa che mi ricordo è che sono uscita all'osteria per pisciare. Mi sono appoggiata una colonna. E poi, oh, mi sono svegliato nel terzo palazzo. Ma io che c'è sta a fare? Mica lo so. Ma chi mi ci ha portato? Se posso sapere. Tu non sei pazzo. Sei posseduto. Ma davvero? Sono posseduto? Certo. È entrata nel corpo l'anima senza pace di un carbonaro morto. Eccola. Oh, ma basta con sto morto. Io mi gratto i coglioni, sa. È anche un'anima piuttosto volgare. Chi? Ma chi è quello? E chi vuole che sia? È lei, signor Marchese. So io. Ammazzami. Aio Dio. Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata Cortina. Sì. Esser corpo le anime carbonari. Esci! Vieni fuori! Vieni fuori, anima persa! Poderazzo! Lascia in pace mio nipote, anima dannata! Santo siamo più forti! Contro la croce della beata Cortina non ci fai fare niente! Adoretro! Anima carbonari! Lascia il corpo del Marchese! E via! Busso via! Carbonaro, i mortacci tua! Devo andare! Lascia il corpo del Marchese, brutto carbonaro! Lascia stare il Marchese! No! Te ne sei andato, carbonaro! Sei tornato in purgatorio! Onofrio! Eh? Come stai? Come ti senti? Come mi sento? Sei tornato, Marchese! Beh! Sono ritornato, Marchese! Oh, Aldeo! Grazie, beata Cortina! Sì, ma io voglio andare a casa mia! Voglio andare da mia moglie, da mia figlia! Fatemi scusi tanto, ma Marchese non può uscire così, in camicia e a piedi. Non può uscire così al Marchese. Eh no, gli vado a fare attaccare la carrozza. Che cavalli vuole? Che cavalli? Dammelo uno bianco e uno nero. Come il vino. Pronti! Col cavallo. Andò vai, Ciccio. Aspetta. In carrozza. Un bianco. Ma che peccato. Se tu non dovevi andare a Parigi, ti portava a mangiare in una trattoriola. Ma lo sai che non è possibile, Onofrio. Mi aspettano in teatro. Oh, a te ti piace pure mangiare? Te lo saresti ricordato per tutta la vita. Ma quando partite? Molto presto. La tournée, c'est une débâcle. Les répliques vanno peggio della première.
Facciamo queste riunioni espressamente per decidere. Affa, io spero di partire subito. Mm. E peut-être anche oggi. Grazie, eh? Merci beaucoup. Mi dici sempre, io ti voglio bien. Sei magnifique, quel sympathie. Vorrei vivere con te tutta la vita. E poi che fai? Me lasci e parti? Ma perché tu non vieni con me? Dove? A teatro? Ma no, a Parigi. A Parigi? Oh. Io a Parigi? Tu non sai cos'è Parigi, è la vita, è l'avvenire. Mi aiuti? Come no? Ecco. Il marchese del Grillo è sprecato, sì. Ma scegliere il marchese del Grillo è sprecato, sì. È sprecato a Parigi, è sprecato dappertutto, Olimpia. Sor Marchese! Eccolo, questa ricciotta voglio proprio sentire comandata. Riccio, allora, com'è andata? Ma sor Marchè, tutto da ride, da schiattata da risate. Adesso, che me la raccontate? No, c'è un altro intoppo. Quello c'ha un dubbio. Che faccio, lo leggo, vuole andare a vedere la bottega sua. Ma dove sta la bottega? A via delle Coppelle, a 12. Allora portateci un carrozza, fra una mezz'ora. Olimpia, fate dall'ultimo bacio. Ma c'è ancora tempo. Eh sì. O qua l'ultimo. Foto lo faccio vedere io perché è l'ultimo. Olimpia, pur qua, me devo sporcare. Marchese, eccola là la bottega. Beh? Che? Ti sei incantato? Ah, già. Scusa. Lo vede il carbonaro? Con sua moglie e sua figlia, al posto suo. Lo vede? Come lo vedo, con mia moglie e mia figlia. E allora, se quello è il carbonaro, lei chi è? Eh? Chi sono? Che sono, il marchese? E allora? E allora che? Io ci capisco più un cazzo. Oh, lo sai che ti dico, andiamo al palazzo, sta a piangere il culo al carbonaro. Ecco fatto. Allora io me vado a fare un goccetto, eh? Dove vai tu? Me vado a fare un goccetto. Vieni qua. Che? Dove portare il carbone al notaro, va bene? Ah, sì, ci va. Vieni qua, aiuto. Il carbone. Datemi sto carbone. Datemelo. Oh, dammi la schiena. Eggi, la tieni via. Sì, ecco, prendi la schiena. Ecco, avevo finito di lavorare, tu mi dici devo portare il carbone al notaio. Io porto il carbone. Ammazzo mi pesa. Ma dove vai? Eh? Ando vado? Ma se il notaio sta lì. Sì, lo so. Che mo dici tu, non sta il notaio? Che non lo so, non sta. State là, sta. Sta a far giro più largo io. Buona. Oro Gasperino, apposta si embriaca quello. Oh, sor Marchese! Chi è? Oh? Che è successo? È suonata la campanella del pranzo. E guardi che sua madre è morta tirata. Mi madre? Ma che sta di? Oh? Mi madre è morta 10 anni fa, poraccio. Ah, sor Marchese! Ah, no. Tu dicevi la madre di quell'altro. Ah, mi madre la marchesa. Non fammi aspettare a sumare perché già ha di cattivissimo umore. Pronti, eccomi. Non spieghiamo, qual è mia madre? Eccola là, sor Marchese. È quella? Certo. Ammazza. Chi me ma? E chi te li conosceva? Ammazzami se eri zeccolita, se mi tizzi di carbone. Nera, sì. Cosa sono queste confidenze?
Ma te stava a salutarmi, che te stava a dancarci al culo. Oh, no! Che? Sì, sì. Mi hanno riferito. Ma che fa? Me la viene a sedia. Devo farti la bocchetta. Nuova buffonata del carbonaio. Ma con me è meglio che la pianti, è subito. Sì, sì, ma io l'ho già piantata. Me l'ho messo in testa di essere in carbonaio invece del marchese. Siete che è un ubriaco. Che? Un dolce? In nomine Patris, e te figli, e te Spirito Santo. Amen. Figlio, Spirito Santo. No, ammazzami, è buono, ma dai, mi piace. Scarica giù, butta giù. Ti è basta, ripetilo. Queste manifestazioni plebee sono uno strascico della possessione. La beata Quartina ha già fatto molto, ma bisogna dar tempo al tempo. Buono. Aspetta, oh, che sta a fare? Ma che te ne vai? Metti giù, giù, lascia la brocca. Oddio, oh. Ma che è sta cagarella? Salsa di tartufi, signor Marchese. Sì, puzza i piedi, puzza. Puzza via, magna d'acqua. Domani ripeteremo l'esorcismo. È ancora mezzo e mezzo. Metà Marchese, metà Carbonaro. Questo è del Carbonaro. E 50 paoli, ecco, eccellenza. Che sono tutti miei? Certo, eccellenza. Mi posso mettere in la sacca e faccio quello che mi pare? Lei è il padrone. È la rendita della tenuta dei parioli. Purtroppo il grano quest'anno è andato così così. Ma che tieni tu i conti? Sono il suo umilissimo amministratore, signor Marchese. E fammi vedere sti conti. Quanto spende mentre sta a casa? Oh. Ma perché? Non si fida di me. Sono generazioni che amministriamo la sua famiglia. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso io. Ma che t'offendi? Per esempio, quanto paghiamo il carbone? Fammi sapere. Il carbone? E il carbone, quanto paghiamo? Che possiamo pagare? Che possiamo pagare? Quanto paghiamo? 7 paoli il quintale. E a carbonella? 4. E le fascine per accendere il fuoco? 5 a dozzina. E la legna? E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi, la vendiamo. E quanto ce famo? 10 al quintale. Ma vedi, siamo coglioni. Ma come, compriamo tutto a 3 volte il prezzo corrente e solo la legna vendiamo a metà? Dice, non mi fido, ho fatto bene a vedere i conti. Altro che, se tu mi freghi qui, mi freghi su tutto. Perciò sei un ladro. Sei ladro tu, tuo padre e tuo nonno. E io vi licenzio a tutte e tre. Aspetta un po'. Prima la faffa cotto. Dimmi una cosa. Ma quel vinello che se siamo bevuti già a tavola. Ma come famo noi? Sì, signore. Viene dalla vigna del Mascherone. Sì. E quanto ce ne abbiamo? Parecchie botti di quello nuovo più quello vecchio imbottigliato. E dove stanno queste botti e queste bottie, oltre che a casa tua? Giù in cantina. Allora io vado in cantina e tu te ne vai a fanculo, brutto ladro. Ma che bosco va? Genuflessa! Genuflessa! Si può sapere dov'eri, eh? Perché non rispondevi? Avevo da fare. Ma come ti sei combinata? Come pare a me. Così si risponde.
Non lo faccia mai più. Lo dico ad Onofrio. Ora comincia il rosario. Vuol dire che ne riparleremo dopo. Dammi il braccio. Naturalmente, mio figlio è uscito anche stasera. No, signora Marchesa, se vuole io chiamo subito. Provaci, ma tanto non verrà. Invece io credo che stasera verrà. Questa sua, chiamiamola crisi animistica, mi sa che lo sta cambiando in meglio. Molto in meglio. È più attaccato alla casa, si interessa anche ai problemi dello spirito. Ringraziamo la beata Cortina. Ringraziamolo. Oh. Namo! Ma che fa, chiudi, oh! Allassa, per! Allassa, ma porca mignotta, devo finirci a 6691! Namo! Ma chi sei? Io sono il marchese, sono il padrone di tutte le botti! Io la licenzio pure a testa, vaffanculo! Ma vaffanculo te, embriagone! Ma te, ma che fa, spiglia il marchese! E lascia, e lascia, che manca una mano! Aia! Io sono il padrone di tutte le botti, ne esco la fascia di tuo padre, di tuo nonno e di tutti i ragazzi che sembrano tutti al mio figlio. Sono il marchese io, sono il padrone di tutto. Che c'è? Oh? Io stavo in cantina, stavo tanto bene, micio, mi stava a scuola un vinello del 91, quando dice, vieni che c'è tutta la famiglia, c'è. Che fate? Che vi siete riuniti? Che state a discutere? Tenga. Tenga, c'è una collanina? Ma che fa? Che fai? Deve pregare, preghi. Preghi? Chi sta a pregare? Ma io c'è il morto, oh! Nomine Patris e te Figli e te Spirito Santo. Gloria Patris e Figlio e Spirito Santo. Santo. Seguo. Chi è lei, so? Santa Madre. Santa Maria Mater Tei. Santa Maria Mater Tei. Madre Veneranta. Madre Dolorosa. Madre Pedicanda. Madre Pedicanda. Ora pro nobis. Madre Cassissima. Madre Purissima. Madre Purissima. Madre Purissima. Madre Divine Grazie. Madre Divina. Madre Benedetta. Ora pro nobis. Madre Nostra. Ora pro nobis. Dico Padre Nostra Madre. Dico Padre Nostra. Madre Nostra Santissima. Ora pro nobis. Madre Nostra. Voi altri, tutti via. Via, presto via. Andate, andate. Ma è ubriaco fradicio. Onofrio, Onofrio. Ma sta male. Bisogna portarlo in camera sua. In camera mia, volete dire? Perché la camera sua sta sopra la bottega del carbonaio quando non dorme nei fossi, sto poveraccio. Che ti credi di aver fatto? Ah, niente. Uno schirbizzo. Ne sono voluto levare una soddisfazione. T'ho voluto dimostrare che hanno ragione i francesi. Siamo tutti uguali. Egalité, cara mamma. Tanto è vero che vi siete tenuti a casa sto poveraccio del carbonaro solo perché io l'avevo vestita da marchese. Mamma, se tu avessi partorito il carbonaro, era la stessa cosa. Onofrio! Anzi, tu lo preferivi, zio. T'ho sentito, sa. Forse l'andava meglio a tutti. Perciò tenetevi il carbonaro, perché io me ne vado. Dove vai? A Parigi. Mamma, un uomo come me è sprecato qui a Roma. Ma se non sai fare niente... Tu non hai mai fatto niente in vita tua. E te pare niente? Queste sono qualità che a Parigi l'apprezzano, sai. Savoir-faire è un termine che l'ha inventato e che non ha mai fatto niente come tutti noi. Sa se parima? Tiè, dice non so fa niente. Ah.
Gnao. Che? Che è? Oh? Chi sei? Salve. Brutta fiera mignotta di mortacci, tu mai svegliato, stavo tanto bene. Stavo dentro un letto tutto d'oro in un palazzo servito e rivenito. Ma che stai a dire, ubriacone? Brutta strega malefica che mi hai rotto l'incanto. Stavo tanto bene, mangiavo, bevo e tutti i servi come te si inchinavano davanti a me. Fammi l'inchino, brutta, e lasciami sta. Che lasciavo io stronzare, e poi lo stronzo pure a te, così ben imparato a rompere i coglioni a svegliamo. State zitti quando dorme il marchese, perché io sono il padrone di tutti qui, comando io. Che stiamo a casa? Che bottega mia questa? Chi è? Chi è? Sì, Marì. Ciao. Buongiorno, Gasparini. Saremo stasera all'osteria, eh? Ah, perché se andiamo all'osteria? Carolimpia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parsche sassa la vita, il compagnie che vi appari pur le plaisir dell'amour. Eccellenza, s'accomodi, eccellenza. È passata di qua una compagnia teatrale di tutti i francesi, uomini e donne. E come no, sono passati domenica. Una banda di maggi e di mignotte. Sono loro. Vai di ciò, che andiamo bene. Questo mi pare un morto fresco. Andiamo, cammina. E va a mettere da qui, riccio. Se si può fare una pennica, sor Marchese, ecco grazie, qua. Grazie, riccio. Pure la sdraio ti sei portata. Ma che ti sei portata appresso? Tutto il pazzo. Mi sarei portato appresso tutta Roma, sor Marchese. Sì, Guarda che dobbiamo andare a Parigi, sa. Non siamo neanche in Toscana. Vuoi già ritornare a Roma? No, vabbè, vabbè. Dicevo per di... Non dicevi per di, ma l'hai detto.
Contadino, ma dove vanno qui? Vanno insomma nella casa. Ma sono francesi. E beh? Beh che? Sono una settimana che stanno a passare, sono tante. Sì. Su, che? Oddio, mortacci tu, Riccio. Ma che sta fatta? I cavalli non ci stanno più. Sono spariti i cavalli. Porca miseria, Riccio. Tu te sei rincoglionito. Dormi, russi. Le pisci in testa, te fai scappare i cavalli. E l'hai legati male. Ma come fanno? Quelli erano più stracchi di noi. Mica possono essere di tanto lontani. E allora cerchiamoli, no? Tu vado là. Io vado da qua. Buongiorno, salve a tutti, eh? Salve. Che avete visto, due cavalli per caso da stadarti? Come no? Uno ce lo stiamo mangiando adesso. Ma che vi bagnate i cavalli così? A brace. Ho capito, a brace, ma mica roba vostra, oh. Ah, signore, venivo dalla Russia a piedi, diciamo la fame. Sì. Ma chi siete? Sì, ma soldati. Soldati, mica briganti. Soldati Napoleone. Napoleone ha perso la guerra. Napoleone, dietro. Ma siamo sicuri, oh? Ecco, pensiamo sicuri. Ecco com'è ridotta la truppa di Napoleone. Napoleone è fernuto. In Francia ci stanno pure i russi. È tornato il re. Ma dove andate voi? Rosinone. A Roma. A Foggia. Fammi mangiare. San Bagnano. Ma cosa? Un cavallo da solo non gliela fa tirare la carrozza. Però in due ci potremmo andare a Parigi in groppa. Oh, da qui al cavallo non si muove. Se lo dovevo mangiare per strada. E certo. Ci hanno ragione loro. Se no a Roma, come ci arriviamo noi? A Roma. Torniamo a Roma. E che può andare in Francia? Da Luigi XVIII? È meglio Pio VII. Dammene un pezzo, Ma il cavallo, sor Marchese? E vabbè, il cavallo. Lo mangiano tutti, che so, il più fregnone io. È mio il cavallo, oh. Silenzio! E adesso tutti in cappella a rendere grazie a nostro Signore perché ci ha ridato il Papa nostro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Canteremo un Te Deum.
Che cosa fate qui? Dove vi credete di essere? Signor Marchese Onofrio del Grillo, prego. Il Marchese non c'è. È fuori Roma. Che cosa volete? Che cosa significa questa irruzione in casa mia? Molto spiacente, signora Marchesa. Ordine di arresto. Per mio figlio. Cosa hai detto? Non ci credo, è impossibile. D'ordine del cardinal vicario Sua Eminenza Albani, sia preso e condotto in castello il marchese Onofrio del Grillo per rispondere alla giustizia dei delitti di abbandono di posto e tradimento in complicità con l'occupante corpo di spedizione francese. Ma che succede? Che ha fatto Onofrio? Lo so io che ha fatto, ci ha insozzato a tutti. Ritirate i drappi e richiudete tutte le finestre. Buonasera amici. A Gasperi, raccontaci un po' di quando eri marchese. Ma che mi sappia per culo? No, ma Gasperi, ma che scherziamo? Gasperi, no, c'è Gigi che c'ha la vigna per l'Etri, non lo sa. Raccontagli un po' a lui, no, che c'è niente. Dai, dai, prima devi fare. Ma che cazzo deve l'Etri? Ma di che vigna sta a parlare? Quello mio sì, la vigna è il mascherone. Quello sì che è vino. Ma quello non è vino, quello è un sogno. Era un sogno, un sogno sì. Raccontagli del palazzo. Del palazzo, del palazzo. Quella è una paura, non è un palazzo. Ma digli dei cavalli, dei carrozze. Che te svegliavano la mattina con la cioccolata. Roba da matti, eh? Volevi mi sappia per culo? Ma no, 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 mi sappia per culo, sai? Perché si scherza, si scherza. Ma no, ma no, Gasperi, no, no, siamo fra amici. Io mica sono matto, che sono matto io? Non sono matto. L'ho visto che stai a fare così. Il signor Marchese del Grillo. Ma ve la affanculo pure te. Stavolta l'ho riconosciuto subito, signor Marchese. Che dici a me? Sì, signor Marchese. Vi ho trovato e vi devo accompagnare al cardinale vicario. A me? Sì, signor Marchese. A ridirlo un po'. Chi so io? L'illustrissimo signor Marchese del Grillo. E stavolta non mi sbaglio. Avete sentito tutti? Chi è? Quando sta la carrozza? Fuori! Andiamo! Elenchi, santità, i contumaci e gli arrestati. Vicino a ogni nome c'è una proposta di pena secondo i criteri di clemenza che abbiamo deciso di adottare. Sentiamo. Don Livio Cerretani, 3 mesi di fortezza. 2 mesi. Monsignor Dario Casiraghi, referendario, 1 mese di clausura. No, è vecchio, poverello. Donna Lucrezia Santobrandini, sua zia Gerundia, 2 mesi di clausura. Benissimo. Con l'aggiunta del silenzio e della preghiera. Marchese Onofrio del Grillo, 1 anno di confino. 1 anno? È troppo. Ma è poco. Sì? Ma c'è bisogno di una lezione molto più severa. Decidete voi, santità. Condanniamo alla morte. Ma è da Papa Sisto che non si condanna a morte un nobile. E poi, non è uno dei vostri figli prediletti. Ma che figlio prediletto di... Non mi fare parlare, cardinale. Fucilazione. No. Tagliamogli la testa. Voleva la giustizia,
E l'avrà. C'è sempre il fatto che lasciamo condannare un innocente. Noi sappiamo benissimo che quello non paga per i misfatti di Onofrio, ma per i suoi. Quali? Come quali? Zitta tu! Ha fatto da padrone in casa nostra. Ah beh. Per me la morte è troppo poco. E poi chi muore? Un carbonaio in più, un carbonaio in meno. In fondo possiamo sempre considerare che, poverino, ha il paradiso assicurato. Scusate, ma voglio dire, è utile. Onofrio risulterà morto. E quando torna, che fa? Il tempo cancella tutto, Camilla. Prima cosa restare vivi e poi si vedrà. Vabbè, non fiato più. Ecco, meglio. Pensiamoci ancora. Dormiamoci sopra, no? No, no, io voglio dormire tranquilla. Facciamo come Nerone, pronti? Via. Guarda, la tracca è... Padre, chi stanno a far fuori? Il marchese del Grillo. Chi? Scherza, scherza, ma so cazzi sua. Ma che sta a dire sto frate? Madre Garstissima. Ora Brunobis. Madre Inviolata. Ora Brunobis. Passa spirituale. Ora Brunobis. Passa onorabile. Ora Brunobis. Rosa ora mistica. Ora Brunobis. Surisa divina. Ora Brunobis. Surisa divina. E Gasperino. Sor Marchese, l'ora. Ora Brunobis. L'ora, Sor Marchese. Ecco il Marchese. E io sono Gasperino il Carbonaro. Ao. Ho una moglie, una figlia e voglio bene alla famiglia e al padre. Ma che chi sei tu, Pulcinella? E lascia che vado da solo. Io lavoro tutto il giorno a sparare il carbone e la sera mi piace a sta con l'amici a bere un goccetto. Poi comincio con un goccetto e finisce che me ne bevo una botte. Ma come l'hanno preso? Ma poi perché? Ah, oh, ma non sono ubriaco, non capisco più un cazzo. Divento un pallone, marcio da te, vado su, su. Volo e vi vedo tutti che camminate come formiche. E dal cielo vi piscio in testa a tutti. Ma no, non è possibile, il Papa non può farmi tagliare la testa a me. E veramente gli ha fatto io quello, Sor Marchese. Ah, signor Marchese, è l'ora. È l'ora, sta buono, ne so parlare con amici. Poi da un po' di tempo che mi sogno di essere diventato un marchese. Tutti mi si inchinano, tutti si mettono in colombrina. Marchese di qua, marchese di là, me per ha scherzato sempre nella vita e adesso scherza anche nella morte. Beato lui. Dice, bene, sei marchese. È un cazzo, mi avete arrestato. Il marchese, l'ora. È l'ora, dice, è l'ora di mandarlo a fanculo, sto frate. Ma che ho fatto di male, scusa? Ma no, no, non fa sul serio. E mo vediamo, Se gliela fatta io la testa, faccela sul serio. Oh, sta a sentire questa. Stamattina sono venuti, dice, signor marchese, dica la sua ultima volontà, qual è il suo desiderio? Ma che modo, dove andate? Portatemi un secchio di vino che io mi embriaco. Dice che adesso mi hanno dato la capoccia, è vero? Sì! Allora io lo dico, la capoccia è buono tagliare, qui è il marchese del Grillo, invece io sono Gasperino il Carbonaro. Come la mettiamo? Voi fate come vi pare, perché la testa che volete voi non è la mia. Signor Marchese, allora! Ma che cazzo vedete voi? Tanto siamo in un sogno, siamo tutti in un sogno, io pure sono un sogno. E l'ora? Ah, ecco, meno male, l'ora è andata a dormire questa. Ah, boia, allora, boia, prima che Maria sta accettata, svegliami se mi addormo, che voglio vedere come sto senza capoccia io. Eh no, no, adesso basta. Aspetta, fermi, fermi, sospendete l'esecuzione. Che ti avevo detto? È uno scherzo. Hai visto? Pure il Papa si è messo a fare scherzi. La prete. Sua Santità, Papa Pio VII, nella sua magna clemenza, concede la grazia al condannato Marchese Onofrio del Grillo e ne sospende l'esecuzione. Commuta pertanto la pena di morte in 6 mesi di... Bravo e viva il Papa! Secondo le regole di quasi trappisti. Bene! Bravi! Viva! Liberate il prigioniero e portatelo nel suo palazzo.
Evviva! Bene. Evviva il Papa! Buttamolo là, davanti a bottega sua. Ecco, Barbara Nobis. Oh, e allora? Quando sto? Ma che? Chi sei? Ma che è la bottiglia mia questa? Oh! Oh! Ma che mi ha svegliato? Non ti avverrà! Bello! Bello, benedetta, mi hai svegliato! Vieni qua, benedetta! Quando sta? Vieni qua, figlia mia bella! Vieni qua! Fammi baciare! Non mi avete svegliato, che sogno che stavo a fare, come sto bene a casa mia, come bello il carbonaro. Io lo marchese, a un certo momento me lo tagliai la voce. Dica, oh, ma come la voce? Ma hanno portato, c'era un frate in filo della mignotta e mi diceva, e allora? Santità, perdonatemi. T'ho già perdonato, Nofio. Sono sicuro che lo scherzo che ti ho fatto ti ha levato la voglia di fare scherzi per sempre. Mai più, Santità. Hai avuto una gran paura, eh? Veramente paura poca, anzi niente. Perché la testa che stava da battagliare non era mica la mia. Ma come, non eri tu? Eh no. E chi era? Era un poro carbonaro, preciso a me. Ricominciamo? Il mondo è fatto a scale, Santità. Farei rompere l'osso del collo, tu. Morto un papa, se ne fa sempre un altro.